have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. Oggi vi mostro una veloce routine di pulizie che faccio ogni mattina. Mentre la mia bimba dorme ancora, mi bevo un bel caffè e mi dedico alla pulizia dei pavimenti. Dal momento che al mattino ho poco tempo, prima del risveglio di Angelica, oggi utilizzo un valido aiutante, ovvero Ultenic D6S, un aspirapolvere lavapavimenti che spazza, aspira e lava. Con la mia bimba che ora esplora la casa gattonando è un validissimo aiuto perché così il pavimento è sempre pulito senza alcuna fatica. È semplicissimo da usare e di facile intuizione, così come la sua applicazione che, una volta scaricata sul nostro cellulare, ci consentirà di comandare tranquillamente i robot a distanza, programmando orari, modalità di pulizia e aspirazione. Oltre all'applicazione si può comandare anche attraverso il suo telecomando che troverete all'interno della confezione dotato di pile. Questo è appunto il suo telecomando che vi consentirà di regolare la funzione del robottino, infatti qui c'è il tasto di avvio, pausa, in questo modo invece si può impostare la modalità silenzioso, questa è la modalità mocio, poi qua si può regolare premendo questi tasti l'intensità dell'aspirazione, premendo poi questo tasto potrete indirizzare il vostro robottino alla stazione di ricarica in modo che continui appunto a ricaricarsi. E poi questi sono i vari tasti con i quali poter regolare appunto la direzione di pulizia. Ad esempio ora voglio avviare la pulizia, quindi premo il tasto centrale e il robottino inizierà la sua attività di pulizia. Sui tappeti aumenta automaticamente l'aspirazione alla massima potenza per rimuovere la polvere più fine e la cenere. Per poter poi lavare il pavimento basterà semplicemente riempire il serbatoio d'acqua rimuovendo semplicemente il tappo in silicone. La batteria è a lunga durata, a 120 minuti di autonomia per la pulizia di un'area fino a 150 metri quadri. Vi lascio un codice sconto in info box insieme al link per acquistarlo. Lo sconto è valido fino al 26 febbraio. Come vedete dalle immagini, qua attraverso l'applicazione sto regolando l'intensità di aspirazione, nonché la quantità d'acqua che viene rilasciata durante il lavaggio del pavimento. Io personalmente mi sto trovando benissimo perché pulisce anche negli angoli che normalmente sono più difficili da raggiungere e ora che appunto Angelica gattona ho necessità che il mio pavimento sia sempre pulito, soprattutto perché ci sono anche due gatte che vivono in casa con noi. Ragazzi, buongiorno, -2, il tiragraffi!
Mannaggia, devo toglierlo, mi sono scordata di toglierlo. Meno due, ragazzi, meno due giorni all'atto. Niente, conto alla rovescia, ufficiale, mamma mia, siamo sempre più vicine. Questa notte ho dormito un pochino di più, aspettate che devo controllare. Ah, che si è allontanata. Ho dormito un pochino di più perché ero sfinita, veramente. Però, insomma, ho sempre l'adrenalina. Infatti quando si sveglia Angelica mi alzo a farle il latte e ho... le caviglie, ho questa adrenalina addosso che dico, mamma mia, non mi sembra vero, non mi sembra vero. Si sta avvicinando il giorno X, il giorno X. State pronti perché inizieremo, ragazzi, con tutti i video dedicati alla grande, proprio dedicati. Andremo avanti anche per un bel po', perché c'è un bel po' da fare, c'è un bel po' da fare. Come vi ho detto, appunto, Omar ha questa cosa di voler smantellare il pavimento di sotto. Io ho cercato di convincerlo, perché lui ha adesso il pensiero di dover alzare, ha paura che non basti lo spazio, e quindi dobbiamo alzare tutti i serramenti, che sono tanti, poi sono anche serramenti molto grossi, perché per fortuna siamo riusciti a trovare una casa che ha quelle vetrate belle grandi come piacciono a noi, però allo stesso tempo sono belli, però quando si tratta di fare i lavori è un bel lavorone, viene fuori. E quindi, insomma, io volevo evitare, perché se no andiamo avanti per le lunghe. È vero che stiamo aspettando il pavimento, quindi ci vuole un po' prima che arriverà, perché appunto lo abbiamo ordinato, però insomma, prima ci portiamo avanti e meglio è. E anche perché di qua dobbiamo andare via, appunto abbiamo i tempi proprio contati, stretti stretti, e nulla, però insomma abbiamo veramente un bel po' di cose da fare, e nulla, sono emozionatissima. Sicuramente il giorno dell'atto registrerò, anche se non so cosa verrà fuori, perché vi dico già che, insomma, già adesso al pensiero sono elettrizzata, figuriamoci poi quel giorno lì. Speriamo di non commettere errori nel compilare assegni e cose varie, perché appunto ci vedremo in banca, ovviamente, quindi lì poi dovrò fare gli ultimi assegni, che saranno quelli destinati appunto agli oneri, eccetera eccetera. Comunque, ragazzi, che emozione. Volevo ringraziarvi perché siete state veramente carinissime sotto al video di ieri sera. Avete vissuto questa avventura insieme a noi, e quindi adesso siete proprio partecipi di quella che è la nostra situazione. La state vivendo, state provando anche voi le nostre stesse emozioni. E nulla, praticamente devo controllare quella piccoletta. Guarda che ti vedo, Ciao, sì, ciao. E se alla sera, quando esce il video, non vi rispondo subito, è perché qua è una guerra tra pannolini da cambiare, pigiamini da mettere, bimbi fuggitivi che non ne vogliono sapere di vestirsi, è una fase questa dove non vuole mettersi i vestiti, dove se glieli metti se le toglie, bisogna tenerla in due momenti per poterla vestire, perché non vuole assolutamente. E poi appunto biberon, eccetera eccetera, poi fa la monellina, vuole giocare, quindi non riesco subito a rispondervi, però sapete che io poi vi rispondo, anche se proprio non subito appena esce il video. A volte ho la fortuna di poterlo fare, altre volte no. Ehi, e il calzino dov'è? Vieni qua. Amore, non puoi entrare lì perché ci sono le ciotoline di Lisa e Carolina e tu vai a toccare. Vieni qua da mamma. E il calzino? E il calzino? Il calzino, il cavo del cellulare, tutte cose che non sono giocattoli, lei li ha. Dai, vieni, vieni da mamma. Non puoi andare di là, vieni da mamma, restituiscimi tutto quello che mi hai rubato. E vieni che ti metto anche il calzino. Cioè, ho tolto burro cacao e carica batterie. Adesso è passata allo spray mop, perché ho dato una passata veloce. Nonostante stamattina il robottino mi abbia dato una grande mano, ho dovuto dare una passata veloce, perché praticamente è passato un attimo Omar da casa, che aveva dimenticato una cosa, e niente, con gli scarponi non vi dico come mi ha ridotto il pavimento. Se accendo il robottino di nuovo inizia poi lei a corrergli dietro, me lo blocca perché col girello me lo va a bloccare, e quindi ho fatto che tirar fuori lo spray mop. Come vedete è una bimba che ama proprio tanto le pulizie, e dai, speriamo che continui così, speriamo
Io continuo ad avere questa fortuna, così poi mi darà una mano quando sarà più grandicella. Adesso scusate, ma mi sta smontando le sedie, mi sta togliendo tutti i cuscini dalle sedie, probabilmente li vuole lavare. Cosa stai facendo? Li vuoi togliere? Cosa stai facendo? Non c'è Lisa lì sotto, neanche sotto il cuscino, amore. Vuoi lavarli? Pensi che sia ora di lavarli? Eh? Dove stai andando? Dove stai andando? Ma sai che sei fetente? Oh! Dai, mettiamo il tappetone, dai. Eh sì. Oggi giornata terrificante, sono 2 ore e mezza che sto provando a farla dormire perché era stanca, metteva le manine all'indietro sulla testa, quando lei mette le manine così all'indietro significa che ha sonno e vuole dormire. Niente, praticamente come la mettevo nel letto, mi mettevo vicino a lei, buio totale, silenzio totale, iniziava a sedersi sul letto e a piangere. Sono andata avanti 2 ore e mezza così, alla fine le ho messo il rumore della pioggia, che è il suono che io utilizzavo in gravidanza, che mi aiutava a dormire, soprattutto nell'ultimo periodo quando era un pochino più difficile dormire. E niente, si è addormentata, ha smesso di piangere, ho detto, ah, meno male. Niente, mi sono alzata qua, mi sono alzata. È schizzata praticamente in braccio a me, cioè stava dormendo, mi è schizzata in braccio. E quindi niente, adesso l'ho rimessa sul tappetone, sta giocando, sta smontando la macchinina. Non riesco a capire il perché, sinceramente, a parte che si è svegliata un pochino prima rispetto al solito, ma cioè di solito a metà mattinata fa il suo pisolino in tutta tranquillità, oggi niente da fare. Ha sonno, ma non vuole proprio dormire. Guardate lo sguardo cattivo, il sopracciglio cattivo. Mamma deve lavorare. Sta tentando di scrivere le cose da fare sull'agenda, ma non c'è niente da fare. Ha detto che no, non vuole dormire. Dillo che sei pestifera. Oggi niente nanna, avete capito? Ecco, adesso. Ripreso a parlottare. Bene, abbiamo recuperato. Ta, sì, ta. Vuole stare solo così, non sta da nessuna parte. Attenta a non fare la scemina che ti fai male, eh? Né sul tappetone, né nel girello, né per terra. Adesso questa me la dai perché è pericolosissima. E basta. Basta. Stiamo così, appiccicate. Comunque, allora adesso un parolone. Comunque, non appena lei mi dà la possibilità, vi dico 2 cose per quanto riguarda i lavori in casa nuova. Perché inizieremo lunedì e quindi vi posso iniziare a dire quello che faremo per quanto riguarda un lavoro grande, che sarà praticamente il primissimo lavoro che faremo non appena ne avremo la possibilità. Perché faremo l'atto appunto venerdì, questo venerdì. Però ovviamente poi c'è il weekend di mezzo. Tra l'altro domenica abbiamo anche una festa di compleanno, quindi non possiamo far nulla. E da lunedì appunto inizieremo lunedì pomeriggio, perché al mattino abbiamo un po' di documenti da sbrigare, più che altro per Angelica. E niente, dai, ci vediamo dopo perché oggi non è proprio collaborativa. Mi sono detta la porta ai giardini ieri sera, mi sono detta la porta ai giardini, domani mattina la imbacucco bene, anche se la giornata è pessima perché non c'è sole e niente. Niente, sono passata in macchina davanti ai giardini, praticamente hanno smantellato tutto, non c'è neanche più l'altalena. Volevo portarla sull'altalena, solo che in questa zona è tutto un cantiere, quindi ci hanno lasciato senza altalena, senza giostrine e quindi niente, pazienza. Abbiamo rimandato. Vero, oggi sarebbe stata la giornata ideale per uscire, solo che ovviamente qua senza ascensore, col passeggino e tutto, per me è veramente molto difficile perché la signorina qua pesa un bel po', ovviamente sta iniziando a pesare un bel po', e portarmi il borsone suo, lei, il passeggino. Sicuramente se ci fossero stati giardini agibili avremmo potuto andare lì, ma
me la sarei portata semplicemente in braccio perché sono qua dietro e la facevo andare un po' sulle giostrine, sull'altalena. Ah! Guarda l'assassina di orecchie di mamma. Ah! Non c'è da ridere. Ah! Aia! Mi fai male. Aia! Aia! Oh, ma mi fai male veramente. Guardate la cattiveria di questa qui. Tutta tonda. Paciocchina e cattiva. Aia. Vabbè, niente, ci vediamo dopo con un pezzo di orecchio in meno. Ah! Ragazzi, mezzogiorno e 5. Si è addormentata adesso. Cioè, mamma mia. È dalle 9:30 circa che sto tentando di farla dormire. Mi sono alzata piano piano. Non ho toccato il giochino con la musichetta, è partita la musichetta a palla, però non si è svegliata, è proprio crollata perché aveva tanto sonno. Comunque allora, finalmente adesso vi posso parlare dei primi lavori che andremo a fare. Allora, in attesa dell'arrivo del pavimento, andremo a buttare giù una parete, ovvero faremo il famoso open space che appunto collega la cucina con il salone. Allora, in realtà è già molto bello così com'è, strutturata, perché è un ambiente molto grande ma allo stesso tempo è molto molto intimo, e già così mi piace tanto. Solo che io ho sempre avuto il pallino dell'open space, infatti già nei video di tanti anni fa in cui vi raccontavo della casa che volevamo costruire, vi parlavo di questo open space, e c'è stato un attimo in cui mi sono detta ma quasi quasi lasciamola così. Quando però poi è venuto Omar a vederla, quando è tornato dalla trasferta, mi ha detto no, buttiamo giù questa parete perché secondo me viene più bella. L'idea di buttare giù la parete non è un'idea che è venuta per una questione di spazio in questo caso, ovvero perché lo spazio è ridotto, quindi buttando giù la parete si dà l'idea di una maggiore ampiezza. L'idea più che altro deriva dalla volontà di buttare giù questa parete per unire la cucina al salone, in modo tale che, ma anche nel quotidiano, non solo quando avremo invitati, anche proprio quando saremo soltanto noi, la nostra famiglia, noi tre a casa e io sarò lì in cucina a preparare, voglio comunque avere un contatto con chi è nel salone, nel senso che non voglio rimanere isolata, anche perché io sono una persona che cucina tanto, tantissimo, mi piace proprio cucinare, ho proprio la passione. Purtroppo negli ultimi 2 anni, causa gravidanza caratterizzata da tantissime nausee e ovviamente adesso con la bimba che non mi lascia praticamente molto tempo a disposizione, ho dovuto limitarmi un pochino, però ecco, adesso man mano che poi crescerà, andrà anche all'asilo, io voglio comunque riprendere le nostre abitudini, fare quelle grandi preparazioni, perché poi avremo anche un frigo bello grande, alla fine abbiamo optato per il frigo americano e quindi appunto potrò preparare in anticipo, congelare, insomma pianificarmi poi il menù settimanale, per non essere sempre ridotti come in questo caso dove ogni giorno ci domandiamo ma cosa mangiamo, perché comunque è difficile, anche perché come vi avevo già detto qua il congelatore è strapieno di pappe di Angelica, non c'è più spazio per mettere le nostre cose da mangiare. E comunque appunto, come vi dicevo, vogliamo buttare giù questa parete ed è una cosa che andremo a fare già questo lunedì, perché va assolutamente buttata giù prima che arrivi il pavimento. E nulla, poi come vi ho anche detto, abbiamo avuto la fortuna di trovare questa casa che ha queste vetrate veramente molto grandi, veramente tanto tanto grandi, e insomma, cioè è un molto bella particolare, non vedo l'ora di mostrarvela, perché quando praticamente avevo perso le speranze dopo tutta l'odissea che abbiamo attraversato, dal niente è spuntata fuori la casa che aveva tutte le caratteristiche che noi volevamo di più, ecco. E comunque appunto andremo a buttare questa parete giù e avremo l'isola per quanto riguarda la cucina, metteremo l'isola. E sapete, no, che anche lì ho sempre avuto questo grande desiderio di avere l'isola con appunto i piano cottura induzione sull'isola, e l'isola sarà praticamente collocata frontalmente al salone.
Per accedere alla cucina, ovviamente, c'è già una porta, però quella la andremo a sostituire con un altro tipo di porta che poi vi farò vedere. E per quanto riguarda appunto la realizzazione dell'open space, andremo poi a mettere in un secondo momento, dopo che avremo messo il pavimento e che ci saremo sistemati, una vetrata. Una vetrata in modo tale da poter poi andare a chiudere lo spazio quando magari si cucina, per evitare la dispersione degli odori, anche se comunque, ripeto, l'ambiente è grande, ci sono delle belle vetrate, quindi insomma non è che c'è proprio questo problema di odori, però vabbè, comunque sia, la parete verrà sostituita in un secondo momento da una vetrata che permetterà comunque di vedere quello che c'è dall'altra parte, quindi non mi sentirò isolata, ecco. Nelle situazioni in cui andrò a preparare qualcosa di particolare, potremo poi chiudere appunto questa porta fatta di vetri che ho già trovato e sono veramente molto contenta. Ho fatto una ricerca molto lunga perché in base alle misure serve un qualcosa di molto grande e quindi poi sicuramente poi vi dirò tutto quanto e vi mostrerò tutto e quando saremo lì sul posto vi spiegherò meglio. Ovviamente adesso vi ho accennato questi lavori perché inizieranno già questo lunedì che arriverà, intanto voi siete un pochino in bilico, ecco, forse così è meglio, però appunto posso dirvelo perché stiamo per iniziare, però logicamente essendo poi sul posto vi renderete meglio conto della situazione, ecco. E niente, sono immensamente emozionata perché non mi sembra vero, ragazzi, cioè, lo so che ve lo sto dicendo, però guardate, mi sono resa conto di una cosa: tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, tutti i problemi, tutte le ansie, al momento quando le ho vissute mi sono sembrate delle cose bruttissime. In realtà adesso, arrivata a questo punto, mi rendo conto che tutte quelle difficoltà hanno contribuito a rendere questo momento ancora più speciale, perché ce la siamo sudata veramente tanto, cioè diciamocelo proprio in poche parole, è stata veramente un'odissea arrivare fino a qua, però adesso apprezzo ancora di più tutto quanto. Omar è emozionatissimo, gli ho detto ieri sera: ma tu sei tanto emozionato, ma fosse in te non so se lo sarei, perché non so se ti rendi conto della quantità di cose, di lavori che ci sono da fare. Lui mi ha detto che è prontissimo, che non vede l'ora. E niente, basta, volevo giusto dirvi queste due cose che avrei potuto benissimo raccontarvi molto prima in questo video, però insomma la piccolina ha reso la mattinata alquanto difficile. Adesso però vi saluto perché inizio a preparare la pappa, a scongiurare la sua pappa, così quando si sveglia sicuramente vorrà mangiare immediatamente, nel mentre mi occupo anche di svuotare la famosa asciugatrice e piegare il tutto. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo se riesco domani con un nuovo video.